Sì, grazie Presidente. Naturalmente voteremo a favore di questo emendamento di giunta che è tanto necessario quanto gradito e che è il coronamento, ripeto, del lavoro che la giunta, la commissione e il governo hanno fatto per diciamo, reinterpretare purtroppo un emendamento scritto male al Senato e che però alla fin dei conti importante era che ci fossero i fondi per poter riconoscere questo beneficio anche alle associazioni non dei mercati. Ripeto, noi abbiamo sempre detto alle associazioni che avremmo voluto estenderlo, ma che non avevamo i fondi necessari e che se il governo ce l'avesse riconosciuti, avremmo con piacere provveduto. Tutto questo è evidentemente la dimostrazione che era nostra volontà riconoscerlo, perché Roma Capitale avrebbe anche potuto, se malignamente qualcuno pensa sfavorire un determinato settore e non riconoscere questo beneficio. Invece lo riconosciamo con piacere per tutti quegli operatori che ogni giorno esercitano con fatica la loro attività, che hanno il diritto di manifestare con i modi previsti dalla Costituzione le loro ragioni e poi di essere ascoltati dall'organo competente, in questo caso dal governo, perché, ripeto, Roma Capitale è soggetta a pareggio di bilancio. Non può andare in deficit, quindi noi vorremmo riconoscere questo ed altro agli operatori e ai cittadini, ma purtroppo ci dobbiamo attenere a quanto previsto, insomma, appunto, dal pareggio di bilancio e le poche entrate non possono compensare, insomma, queste mancanze, insomma. Grazie, Presidente.